Buonasera, sono Fulvio Esposito, sono un biologo, sono qui a casa perché in una stanza qua vicino tanti anni fa ho discusso la mia tesi di perfezionamento qui alla Normale e ora collaboro con la segreteria tecnica del ministro Carrozza, quindi non sono del mestiere strettamente inteso. E quindi le cose che ho sentito oggi, che per molti di voi immagino sono abbastanza scontate, invece per me sono state tutte cose molto interessanti e ho imparato tanto da questo convegno e per questo ringrazio tutti voi che siete intervenuti, chi l'ha organizzato, soprattutto i tre colleghi Gino Roncaglia, Patrizia Marti e il mio omonimo Fulvio Ricci e Elisa Guidi che sta entrando ora e che ringrazio per la sua pazienza e professionalità. Sono quelle persone, conoscendo le quali uno dice, beh insomma tutto quel male che si dice del pubblico in Italia alla fine non è poi così vero perché c'è anche tanto di buono nel settore pubblico. Io vi dico quello che ho ritenuto io, spero di non sbagliare perché poi quello che ho ritenuto io lo dico al Ministro e dopo diventa importante. Un argomento che mi sembra importante, che è stato forse sviluppato poco, ma voglio dire, io quello di oggi lo considero un inizio, quindi va benissimo così, perché non si poteva approfondire tutto, è quello della validazione. Intanto ho imparato una cosa che io non sapevo, che noi si usano ormai dei termini, degli anglicismi, anzi proprio delle parole inglesi, perché non si trova. Oggi ho imparato che peer review si dice revisione paritaria e quindi d'ora in avanti lo utilizzerò in italiano, grazie Noah. E lei soprattutto l'ha toccato questo argomento, no? Dicendo, poi Gino l'ha ripreso, dicendo, insomma ci sono tante cose. Stamani mi ricordo chi ha dato una valutazione, ha usato delle espressioni molto critiche nei confronti di Wikipedia. Io non sono un nativo digitale, ovviamente, per motivi anagrafici. Però devo dire che quando ho scoperto come funziona Wikipedia, e a me è sembrata veramente una cosa grande. È una declinazione moderna della democrazia vera, il consensus gentium contemporaneo. Cioè arrivare alla definizione per tentativi ed errori, per approssimazioni successive, proprio come le curve dei controlli che insegna anche Fulvio Ricci, no? Che l'oscillazione è grande, poi diventa sempre più piccola. È una cosa bellissima, secondo me. Sono anche convinto che non si può prendere niente per oro colato, ma perché la valutazione fra pari siamo convinti che dia sempre il risultato oggettivo. Quante volte quando si manda, no, io sono del settore scientifico, si manda una pubblicazione all'editorial board, poi quando ritorna si dice magari fosse stata valutata attraverso Wikipedia. Perché magari in mezzo a quei pari c'è il nemico giurato che dice ora e ti stanga il lavoro. Quindi insomma, nessuno strumento è perfetto, no? Però mettendone insieme più di uno probabilmente si possono raggiungere risultati straordinari, secondo me. Comunque non ho sentito nessuna voce contraria al fatto che una validazione ci vuole. Quindi questo penso di poterlo portare a casa. Ma questo diciamo era un tema così, che è stato forse ha bisogno di essere approfondito. Un tema grande che è emerso è quello delle infrastrutture, ma io penso che, e l'avete fatto, declinato in maniera nobile. E qui mi vengono in mente le parole che ha detto stamani Carolina Hummels, che è veramente un peccato che non sia stata qui di presenza, quando ha usato questo, purtroppo in italiano il gioco di parole non viene così bene, quality and equality.
e questo è molto importante, l'infrastruttura non è importante tanto come tale, ma è importante perché altrimenti questo processo, che ormai è partito e non lo ferma nessuno, diventa un ulteriore processo di divaricazione, di discriminazione, di allontanamento, di divergenza. Già ce l'abbiamo questo problema, cioè in Europa, e purtroppo negli anni della crisi ci sono statistiche che lo dimostrano, si è dopo una fase di convergenza fra le diverse aree dell'Unione Europea, negli ultimi anni si è riaccentuato un processo di divergenza molto pericoloso. Nel nostro paese l'abbiamo sempre avuto e se non stiamo attenti la digitalizzazione rischia di accentuarlo. Quindi è molto importante che ci sia un forte investimento sulle infrastrutture. Vorrei dire, mi dispiace dirlo perché non vorrei che noi si facesse la parte dei frenatori, ma prima di partire, perché altrimenti questo processo di divaricazione si accentua. Quelli che hanno la fortuna di vivere in certe zone del nostro paese andranno avanti e i vagoni di coda restano alla fine non di stare attaccati al treno, seppure in coda, ma di staccarsi dal treno. Quindi infrastrutture per la equality. Poi un altro tema grande è l'accesso. L'accesso, io ho capito che ci sono diverse declinazioni di questo tema. Uno è l'accesso ai contenuti, insomma, il problema dell'accesso aperto. E questo è un tema dibattuto, diciamo che a volte facciamo un passo avanti e due indietro. Io ero molto contento della formulazione originale di quell'articolo sull'accesso aperto che, come succede a volte nel nostro paese, c'è quel decreto che si chiama Valore Cultura, dove uno si aspetta di trovarci altre cose e poi invece c'è un articolo che parla di Open Access. Io magari mi sarei aspettato l'articolo sull'open access di trovarlo nel decreto scuola, per esempio, ma insomma va bene, l'importante è che ci sia. Solo che era partito in un modo e è arrivato in un altro. Era partito, diciamo, in linea con l'Europa, cioè che i prodotti della ricerca che siano ottenuti attraverso un finanziamento pubblico superiore al 50% dovevano avere un embargo non superiore a 6 mesi per quanto riguarda gli articoli, diciamo, le pubblicazioni scientifiche dell'area delle scienze, sia delle scienze della vita che delle scienze dure, diciamo. Mentre per le monografie un massimo di 12 mesi. C'è stato un emendamento che ha prolungato questi termini oltre, tanto che rischiamo anche su questo tema qui di essere poi portati davanti alla Corte Europea per infrazione, perché tutti gli altri paesi invece hanno quegli altri termini che vi avevo detto prima. Ma il problema, forse, questo è un problema, però anche l'interoperabilità ovviamente agisce sull'accesso, quindi accesso in termini di contenuti aperti, accesso in termini di interoperabilità e accesso in termini di accessibilità. Molto importante l'intervento della collega Besio. E questo bisogna davvero pensare. Ho l'impressione che questo tema sia un pochino sottovalutato. Siamo andati un po' avanti e di questo ce ne siamo un po' scordati. Io lo so perché quando ero rettore questo tema, quando abbiamo fatto il nuovo sito dell'università, il tema dell'accessibilità l'abbiamo affrontato e so quanto sia complicato in una situazione relativamente semplice come il sito web di un'università. Pensiamo a quanto diventa complicato nel momento in cui dobbiamo mettere a disposizione i contenuti dei nostri studenti nelle nostre aule. E poi viene quello più grande di tutti. Il tema della formazione. Il tema della formazione che mi dà modo di parlare di quello che stamani è stato un po' definito il grande assente, cioè l'università. Ma normale, perché noi oggi qui volevamo parlare di scuola. Però non si può parlare di scuola e non parlare di università e viceversa. Perché
Dove vengono formati gli insegnanti della scuola? Scusate. Allora, se noi ci ponessimo il problema, tutti quei problemi che ci siamo posti qui, no? Della nuova didattica, poi in fondo, ce lo ponessimo a livello di università, probabilmente non ci sarebbe bisogno di porselo a livello di scuola, perché le persone che vanno a insegnare avrebbero già assorbito un modo di fare didattica che non è più quello che avete descritto così bene qui, no? Quello di un signore o una signora che da dietro una cattedra parla a dei signori e a delle signore sedute. E però oggi è così nella scuola e così nell'università. Di nuovo cito Carolina Hummels, molto, molto interessante, molto importante. La scuola non più come una, chiamiamola comunità, che però in quel caso non lo è, fra uno o più teacher e tanti learners, ma una comunità di learners e di facilitators. E guardate che secondo me qui sta la soluzione del problema. È così che cambia la didattica. Noi, e mi ci metto anch'io perché ho fatto il professore fino a un anno fa, un anno e mezzo, e siamo nati, insomma, il nostro ruolo era quello di, noi eravamo il repertorio dei contenuti. E i nostri studenti, di ogni ordine e grado, come si suol dire, aprivano questo cassetto e prendevano i contenuti. Veramente glieli rovesciavamo addosso noi, ma insomma è uguale. E ora non può più essere così, perché ora il repertorio dei contenuti è altrove, è nelle nuvolette di cui parlava Leonetti stamattina. E allora, però questo significa che noi non abbiamo più un ruolo? Ma no, assolutamente, noi abbiamo un ruolo anche più interessante. Io negli ultimi anni della mia carriera, anziché, cioè oltre a fare il professore classico, ho fatto l'esperienza del mentor dei dottorandi di ricerca e vi assicuro che mi sono divertito tanto di più. Perché è un rapporto molto diverso, però ho anche capito che quel rapporto lì non occorre viverlo con i dottorandi di ricerca, lo si può vivere con gli studenti, con gli scolari perfino. Quindi io penso che, diciamo, secondo me formazione oggi non va più concepita come i corsi di formazione. L'abbiamo sentito in tanti interventi, il Ministero è 15 anni che dice le stesse cose, i corsi di formazione. Qui si tratta proprio di cambiare l'impostazione e di cercare di capire tutti insieme che il ruolo dell'insegnante nella scuola oggi non può più essere quello di una volta. E lo devono cominciare a capire prima di tutto i miei colleghi dell'università, perché come dicevo prima, se lo capiamo noi, poi quelli che andranno a insegnare nelle scuole, e gli verrà naturale di farlo in quel modo, perché io insegno... Ho insegnato, poi negli ultimi anni è un po' cambiato, ma insomma, ho insegnato come avevo visto insegnare dal mio professore, perché quello era il mio modello. Quindi noi dobbiamo cambiare il modello. Questa è la sfida che abbiamo di fronte. Ora, io colgo il lancio, l'assist che è stato fatto. La cosa è stato secondo me un bellissimo convegno. La cosa più brutta che potrebbe capitare sarebbe che abbiamo parlato, ci siamo sfogati, arrivederci e grazie, domani è domenica. E io penso che dobbiamo dare un seguito operativo a questo convegno. Quindi io penso che questa comunità di persone veramente qualificate che si sono espresse qui, a parte io, che si sono espresse qui oggi, dovrebbero naturalmente costituire quel tavolo di concertazione o di consultazione, non mi ricordo la parola, che prevede il decreto scuola. Concepito non come un cenacolo di studiosi chiuso, ma come un gruppo di riflessione che a sua volta stimola la formazione di gruppi di lavoro sui vari temi e concretamente contribuisce a dare seguito operativo alle cose che ci siamo detti oggi qui dentro.
Questa sarebbe, secondo me, la cosa più bella, perché i convegni, se no, sono belli, però rimangono, insomma, e poi dopo, quando uno ne ha fatto la prima volta va bene, poi due o tre e diventa aria fritta. Invece dobbiamo dargli a tutti i costi un seguito operativo, e io credo che il seguito operativo possa venire se questo panel di persone costituisce questo tavolo e immediatamente si apre alla costituzione di gruppi di lavoro sui vari temi, io alcuni li ho elencati, probabilmente ce ne sono altri, che contribuiranno alla realizzazione di questo processo che non può essere imposto per decreto. Non si può dire dal 1 ottobre del 2014 tutti a scuola col tablet sotto il braccio. È un processo che deve essere costruito tutti insieme, tutto insieme, in tutto il Paese, come ha detto stamattina il Ministro. Grazie.